Vediamo un filmato su Giuseppe Meazza, il primo vero divo del calcio italiano. Era fascista Meazza? Sì, 100%. Il suo soprannome era il Balilla, quindi... Ah, va bene, allora togliamo ogni dubbio. Lei sa di già chi vincerà l'andata del girone. Giuseppe Meazza, detto il Balilla, due volte campione del mondo, capitano degli azzurri nei mondiali del 38, è il primo divo degli stadi. E come ogni ragazza lei va pazza per Meazza, che farete a tempo di foxtrot? Meazza, come nacque il suo mito? Lei lo ha considerato tale? Ma io, il mio mito me l'hanno fatto gli sportivi. Io ho cercato di dare tutto quello che ho potuto. In fondo credo di aver dato a questa gente che mi amava, di aver dato tutto quello che potevo. Ricorda un episodio della sua popolarità? Io mi ricordo particolarmente, è stato nel 1930, ritorniamo indietro tanti anni, nel ritorno di Budapest, quando abbiamo vinto per la prima volta in Ungheria, al ritorno a Milano c'erano 20.000 persone allora a aspettarmi alla stazione, perché io ero l'unico milanese dell'undici azzurro. E come ogni ragazza lei va pazza per Meazza, che farete a tempo di foxtrot? Guglielmo.